Alle volte ci servono delle batterie al litio e ci troviamo, diciamo, in qualche modo nel dubbio se comprarle, riciclarle da qualche parte. Diciamo che probabilmente, se siete appassionati di elettronica, di informatica, da qualche parte un po' di batterie al litio inutilizzate ce l'avete sicuramente. Per esempio, questa è la pacco batterie di un vecchio portatile. Il portatile non parte più, con o senza batteria, è veramente, insomma, poco, anche funzionando, è veramente un pezzo da museo, anche con Linux poco utile potrebbe essere, e quindi lo ricicleremo in qualche modo, se non quantomeno a parti, a pezzi. Come potete vedere, ci sono batterie al litio. Sicuramente il pacco batterie è rovinato, ma quando provate a caricare il portatile mi dava un errore sull'energia, insomma, quindi c'è sicuramente qualche cella rovinata, ma non è detto che tutte le celle siano rovinate. Quindi procediamo ad aprire il pacco. Come ovviamente vi sarete resi conto, lo chassis è sigillato, è saldato probabilmente agli ultrasuoni o alle microonde, insomma, quindi dovremmo in qualche modo craccarlo, nel senso di aprirlo brute force. Quindi niente, armatevi di un cacciavite piatto, come questo, e con molta molta attenzione a non farvi male, perché è facile che la punta sfugga e vi potete anche tagliare, quindi state molto attenti. Andiamo ad aprire il pacco batterie. Ok, abbiamo aperto completamente il nostro pacco batterie. Come potete vedere, ci sono 1, 2, 3, 4, 8 batterie al litio. 8 batterie al litio, di cui probabilmente gran parte saranno rovinate, ma insomma, ci interessa relativamente. Abbiamo anche una scheda di controllo per la gestione delle stesse batterie. Penso che in qualche modo faccia anche una carica bilanciata per le varie celle, ma insomma, questo sinceramente ci interessa relativamente, perché tanto comunque noi le staccheremo l'una dall'altra. Come potete vedere, c'è spazio per altre 1, 2, 3 batterie, quindi significa che lo stesso portatile probabilmente era venduto in due tagli con 4, 8, 9, 10, 11 celle, oppure con solo 8 celle. Ovviamente, insomma, aumenta con 8 celle, l'autonomia è più bassa che non la versione con 11 celle, però vabbè, insomma, comunque questo non è un problema che ci riguarda ormai. Tiriamo fuori il pacco batterie da tutto l'involucro, perché lo dovremmo separare l'una dall'altra. Allora, pian pianino che smontiamo il pacco batterie, cominciamo a dare un'occhiata a che tipo di batterie sono. Stranamente, per modo di dire, ovviamente, risultano delle Panasonic. Dico stranamente perché in realtà Panasonic è uno dei maggiori produttori mondiali di batterie 18650. Sono normalmente batterie di ottima qualità, e sono 18650, quindi le conosciamo molto 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 bene. Bene, adesso toglieremo le batterie l'una da, insomma, dallo chassis, le separeremo l'una dall'altra e poi testeremo la tensione che abita ognuna delle batterie per vedere se sono recuperabili oppure no. Quelle recuperabili le metteremo a caricare. Ecco qua, abbiamo smontato tutto il pacco batterie e ci troviamo con 1, 2, 3,
6, 7, 8 batterie Panasonic, ioni di litio 18650, e adesso vediamo la tensione che hanno. Per far questo, ovviamente, usiamo un multimetro cinese, molto economico. La cosa che costa di più di questo multimetro è la batteria 9 volts, e lo impostiamo a 2000 mAh, no, 220 volts, perché in teoria la tensione ai capi di una batteria a piena carica gli ioni di litio è 3,7 volts. Quindi vediamo questa come sta messo. È 3,2, quindi questa è ok. E la mettiamo da parte. Anzi, ci scriviamo 3,3. 3,3. Ok, la mettiamo qui. Prossima, sotto e sopra. 3,28. Anche questa sembra ok. Su 8 batterie, 6 sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 sono buone, hanno circa 3,2 volts di tensione ancora, e 2 invece sono a 1, 1, 1 e 2. Nulla vieta che queste possano essere ricaricate, eh? Quindi adesso prendiamo il caricabatterie e mettiamo a caricare queste due. Queste altre probabilmente invece sono proprio buone, quindi basterà metterle in carica e otterremo, insomma, un buon pacco batterie. Sono curioso e sono anche impaziente. Bene, il nostro power bank con 6 batterie 18650 Panasonic, power bank cinesissimo con delle batterie giapponesi, quindi diciamo di alta qualità, sta caricando a 3 LED su 4 accesi, anzi 2 fissi, 1 lampeggiante. Mi sembra che c'è spazio per un quarto LED, quindi diciamo che sta più o meno a 3 quinti di carica. Aspettiamo che carichi il tutto e vediamo insomma come rende. Quindi, beh, li stiamo recuperando tutti, tutto sommato. E voilà, le batterie sono cariche. Paradossalmente queste che stavano 1 volt e 2, 1 volt e 3, si sono, diciamo, le segna per caricate. E queste 6 invece, insomma, le dà ancora in fase di carica, ma io direi che le possiamo considerare caricate. Bene, se il video vi è stato utile, se vi è piaciuto, se insomma, vi ha interessato, stimolato, un thumbs up è ovviamente sempre gradito. Se volete rimanere in contatto con il canale, sottoscrivete.